Ciao ragazzi e ragazze, qua è il vostro Megozzo e benvenuti o bentornati a tutti quanti in questo nuovo stupendo video con il nostro unico ed imitabile Ronaldo Junior. Ditelo che vi mancava Ronaldo Junior, che sono 2-3 giorni ragazzi che sto avendo problemi con GTA nell'installare delle cose, perché ci sono troppe mod, penso che si sia capito, no? Tra mod di vestiti, mod di personaggi, mod ambientali, mod grafiche, il gioco sta iniziando ad avere, diciamo, sta iniziando a incontrare difficoltà, quindi sto cercando di risolvere e di regola da oggi in poi dovrebbero essere risolti un po' i problemi di GTA in generale. Quest'oggi a quanto pare Ronaldo Junior, ragazzi, ha un segreto che nessuno conosce. Sicuramente molti di voi si saranno chiedendo che cosa stia nascondendo, dato che lo vedo anch'io molto sospettoso. Ora lo vedremo insieme che cosa ci nasconde, perché potrebbero succedere altre cose collegate a questo episodio. Quindi mi raccomando, ricordatevi un bel mi piace per supportare il video, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, attivate la campanella delle notifiche, così non ve ne perdete manco uno, mi raccomando. E come vi dico sempre a fine video, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, basta che lo trovate qui, cercate @ArealAnthony, basta che mi seguiate tutti quanti ragazzi e potete avere la possibilità di essere salutati a fine video, quindi mi raccomando. Io ok, basta, era l'ultimo. Bene ragazzi, o meglio dovrei dire pagliacce, come dico sempre. Come vedete siamo in questo nuovo episodio con Ronaldo Junior qui al parco, sembra, con i nostri amici. A quanto pare Ronaldo Junior, ragazzi, è appena arrivato, quindi vi faccio il quadro della situazione di quello che sta succedendo al nostro Ronaldo Junior. Allora, per farla breve, ragazzi, da quello che sto capendo, Ronaldo Junior sta per dare un avviso importante ai suoi amici. Sono tutti, diciamo, riuniti intorno a lui, messi a semicerchio, perché cercare di capire che cosa sta per dire Ronaldo Junior, perché ha detto, li ha convocati tutti, ragazzi. Infatti, guardate, oggi è una pessima giornata, c'è una nebbia assurda, nuvoloni assurdi, infatti di regola minaccia un temporale di quelli assurdi, e non dovevano uscire per andare al parco, no? Però Ronaldo Junior li ha chiamati e ha detto, ragazzi, porca matosca, adesso voi uscite tutti quanti e venite al parco perché devo dare un avviso importante. Io spero sia un avviso veramente importante, se no sono io il primo Ronaldo Junior che ti dico vai a cagare. Ok ragazzi, quadro della situazione: Ronaldo Junior ha dato il buongiorno a tutti, sta spiegando che l'altra volta per errore gli è capitato di andare sul Monte Ciliad, no? E per caso, per puro caso, che pure l'altra volta, sta parlando di ieri sera, non so che cazzo ci faceva ieri sera sul Monte Ciliad Ronaldo Junior, che poi ragazzi noi lo vediamo Ronaldo Junior quando ci gioco io, quindi sappiamo magari che fa durante la mattina, a volte lo vediamo anche di sera, ma non vediamo tutta la sua giornata interamente, quindi non sappiamo che fa questo birboncello tutto il giorno, no? Per cui sta dando un avviso importante, sta dicendo che mentre era sul Monte Ciliad ha trovato una cosa spazzesca che nessuno di loro si immagina, che devono assolutamente vedere. Ovviamente tutti stanno chiedendo a Ronaldo Junior quale sia. Infatti Ronaldo Junior, che cos'è questa cosa che devi farci vedere? Vorrei capirlo anch'io. Sono tutti scettici all'idea, perché cosa si può trovare sul Monte Ciliad dalla punta? Un cervo morto? Un orso? Gli orsi li abbiamo già visti? Trevor? È resuscitato Trevor? Non è possibile! Trevor? No ragazzi, non può essere Trevor. Ronaldo Junior sta dicendo che lo scopriremo soltanto se lo seguiremo fino al Monte Ciliad. Ragazzi, il nostro amico Alex lì sta dicendo che siamo pazzi, che non possiamo seguirlo fino al Monte Ciliad perché è tanta strada. Vi farò vedere questa fantastica cosa. Allora, non sappiamo che segreto stia nascondendo Ronaldo Junior, perché se il titolo del video, ragazzi, sia quello che ha detto ai suoi amici di scuola, che tra un po' Ronaldo Junior, sei contento che ricomincia la scuola Ronaldo Junior? Ok, la sua faccia penso che abbia detto tutto. La domanda è, come ci arriviamo? Cioè, sono oltre, il Monte Ciliad dovrebbe trovarsi qua, infatti è qui perché c'è la funivia, che è da parte da Paleto Forest, dovrebbe essere qui. Sono circa, e dico circa, oltre 10 km da fare a piedi, no, in bicicletta, in minimoto. Ragazzi, facciamo una cosa, ci becchiamo direttamente sul Monte Ciliad con le biciclette e amen. Albert dice che siamo dei pazzi e non verremo mai con questo tempo perché è minaccia temporale. Senti Fra, tu ti devi fidare del Ronaldo Junior, perché Ronaldo Junior c'ha sempre ragione. E se Ronaldo Junior dice che c'è qualcosa di segreto lì, io vado in minimoto, loro vanno con le biciclette, io ero per primo, sì. Ronaldo Junior sta incontrando un po' di difficoltà a salire con la minimoto, perché pur sempre una minimoto, però ha anche un bel motore questa minimoto qui. Comunque siamo arrivati sul Monte Ciliad, gli altri non dovrebbero essere arrivati perché
siamo arrivati, cioè dovremmo arrivare prima noi con la mini moto. Oddio ragazzi, abbiamo un veicolo con un motore, quindi un motociclo, infatti ragazzi non sono ancora arrivati nessuno. Bene, a quanto pare hanno funzionato gli avvisi che ho messo. Ronaldo Junior, che hai fatto? Quali avvisi? Ha messo degli avvisi ragazzi, don't not across, per chi non lo capisce significa non oltrepassare, non passare, cioè vietato passare. Lascia qui la mini moto Ronaldo Junior, ce la fai? Lascia qui, metti il freno a mano, bravo, così non cade. Ok ragazzi, se Ronaldo Junior ha messo un avviso con scritto Don't Not Across Police Department, Ronaldo Junior, non dirmi chi ha rubato quei cosi dal Police Department. Sì ragazzi, li ha rubati. Perfetto. Ok, ci siamo tutti. Alex c'è, Francis c'è, Albert c'è, Francesca c'è, ci siete tutti? Sì, ok. Allora ragazzi, come vedete loro sono venuti in bici perché giustamente non sapevano come venire. Ci hanno impiegato oltre 2 ore e mezza. Sono stati veloci, pensavo ci mettessero molto più tempo. Comunque sono 6:30. Come vedete qui ho messo un Don't Not Across, voi l'avete già visto raga, che ho messo apposta per non far passare i turisti che vengono a Los Santos. Comunque venite, seguitemi che vi faccio vedere il segreto di cui parlavo. Ragazzi, a questo punto sono curioso di vedere di che cosa sta parlando Ronaldo Junior. Ok, anche i nostri amici ci stanno seguendo, tutti intrepidi per vedere di che cosa sta parlando Ronaldo Junior. Ragazzi, scusate, era tutto un troll, vi ho preso in giro. No, non è vero, sto scherzando, venite qua. Ok ragazzi, non credete ai miei occhi, Ronaldo Junior ha tenuto nascosto per questo tempo un UFO sul Monte Gilead. Ragazzi, siete tutti impressionati, vero? Guardate, sono tutti senza parole. Allora, da quello che sto analizzando, penso sia un UFO, un classico UFO di quelli di GTA, che sembra essersi schiantato letteralmente qui sul Monte Gilead, nella parte ovest, se non sbaglio. Ovest, vabbè. Ok ragazzi, devo essere sincero, sono rimasto anch'io di sasso quando ho visto l'UFO schiantato sulla parte ovest del Monte Gilead, perché finora non avevamo mai visto nulla del genere nella vita reale da bambino con Ronaldo Junior. E sapete che comunque, diciamo, l'ufologia è comunque un argomento che interessa anche la vita reale, anche se non si sa ancora se è tutt'altro immaginario o meno. E a quanto pare tutti i nostri amici sono rimasti sorpresi, nessuno escluso, sta facendo le fotografie all'UFO. Ma ragazzi, non è questo quello che volevo farvi vedere, questa è solamente una parte. Oh, mi cagate, porca miseria! Devo far vedere un'altra cosa. Spegnete i telefoni. Maledizione ragazzi. Qui c'è Ronaldo Junior, si deve incazzare. Ragazzi, scendete giù, devo farvi vedere un'altra cosa. Potrebbe farvi ricredere sull'attuale mondo di GTA e farvi cambiare idea su parecchie cose. Perché la vera novità è che in questo UFO schiantato, non si sa il motivo, non si sa ancora il perché, c'è un fottuto alieno svenuto a terra. Come un fottuto alieno? Ronaldo Junior, da dove hai preso quell'alieno? Cioè, da dove hai preso quell'alieno? Sì, sarà caduto dall'UFO, sarà uscito. Cosa? Ragazzi, c'è un alieno? Potete avere un po' di rispetto, che poverino è svenuto, morto, scioccato, paralizzato. Ecco, vedete ragazzi, Alex è l'unico che ha un po' di rispetto. Smettete di fare foto un fottuto momento. Dobbiamo risolvere questa cosa. Ok, ero scioccato da vedere l'UFO, ragazzi, lo vediamo meglio da qua, frantumato completamente sul Monte Gilead. Abbiamo spostato, forse stiamo facendo l'errore più grave della nostra vita. L'abbiamo messo qui contro una roccia. E Francis e Alex, che vorrebbero studiare medicina, cioè gli piacerebbe fare i dottori, stanno cercando di capire che cosa possa avere l'alieno. Perché ragazzi, mi pare ovvio sia un alieno svenuto. Oddio, ma si è mosso? Oddio ragazzi, non so se ho flashato, ma penso si sia mosso. Alex, si è mosso? No, perché ragazzi, quella pezza che sta a terra, Alex l'ha bagnata con dell'acqua fredda e gliel'ha messa in fronte, e a quanto pare l'alieno era praticamente bollente, peggio dell'inferno. E a me sembra che si sia mosso ragazzi, non so se ho flashato, ma penso si sia mosso. Ok ragazzi, assurdo, incredibile, homage, impossibile, non ci credo. A quanto pare abbiamo visto bene, l'alieno ha tipo ripreso conoscenza. Ok ragazzi, la situazione si complica perché sia Alex che Francis si sono un attimo allontanati. Non avevo flashato, ho visto che l'alieno si stava iniziando a muovere. Cioè ragazzi, guardatelo, si sta muovendo, ma fa piccoli movimenti con la testa, cioè sembra flashato, guardatelo. Cioè sembra che poverino non sa dove si trova e rimane con gli occhi aperti e rimane tipo a guardare nel vuoto. Guarda, oddio, si sta accovacciando. Che...
Oddio, ha fatto uno scatto. Ok ragazzi, sembra innocuo, mi ci sono avvicinato. Non ci guarda, cioè sembra che sappia della nostra presenza. Loro sono addirittura andati via, che si sono cagati addosso. Cioè sembra che sappia della nostra presenza, però non si vuole muovere. Tre, il povero UFO è qui mezzo stecchito a terra, intontito, e non sta capendo niente. C'è una specie di discussione tra i nostri amici, perché c'è chi lo vuole portare in ospedale, chi lo vuole portare dei militari. Albert dice di ucciderlo, dissezionarlo. Albert, ma porca miseria, quanto si sa? Dico, oh scusa Fra, no, ho sbagliato persona. Albert, guarda, non mi fare incazzare, mi fare sentire queste cose. Alex invece, ragazzi, sta dicendo che forse dovremmo tenerlo al sicuro e cercare di capire cosa potremmo farci. Mentre, ragazzi, Francesca sta dicendo che potrebbe essere pericoloso e potrebbe rapirci, farci del male, eccetera, eccetera. Che in realtà non ha tutti i torti. Però, ragazzi, ora come ora è più docile di una mosca, non può fare niente. Cioè, poverino, guardatelo. Lascerò a decidere a voi nei commenti cosa farcene di questo alieno. Se dobbiamo portarlo a Forte Zancudo, se dobbiamo tenercelo come amico, ragazzi, lo teniamo dentro casa senza farlo sapere a papà Ronaldo, sarebbe il top. Quindi mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video. Ditemi nei commenti cosa dobbiamo fare di questo. Forse ci dobbiamo portare a casa, potremmo anche farlo. E mi raccomando, ragazzi, condividete i video con i vostri amici, così facciamo vedere a tutti quanti che abbiamo trovato un UFO ufficiale e un alieno ufficiale su GTA 5. Quindi, come promesso sugli ultimi di voi su Instagram, saluto Ivan Traitino, Andrea 03328, Mombri Matteo, Nicola Zuardi e Riccardo 4818. Questi sono i 5 bomber che oggi Ronaldo Junior ha salutato. Quindi mi raccomando, ragazzi, se anche voi volete essere salutati, mi raccomando che ci mettete solo un secondo. Quindi fatelo per me gozzo. Basta che andate su vostro Instagram, andate su cerca come fa Ronaldo Junior, che lo trovate sia qui che in descrizione, e cercate chiocciola Real Anthony, mi invito a seguire, così vi posso salutare in tutti i prossimi video e potete anche rimanere aggiornati su video, su tutte le mie cose, e quindi mi raccomando, fatelo perché è importante. Direi che per questo video è tutto, qui Ronaldo Junior, Francis, Albert, bla bla, Mazzi e tutti eccetera. Qui c'è il povero alieno mezzo intontito, stordito, ritardato. Come gozzo, ci sentiamo al prossimo video, pagliaccio pagliaccio. Mi raccomando, non perdete tutti i prossimi video sugli alieni.